Ciao, io sono Francesco Taratufolo, ho 23 anni, sono un ragazzo di Matera e studio comunicazione interculturale all'Università di Torino. Quando arriva il periodo, diciamo, estivo, sono perennemente qui a Matera perché lavoro con la grande famiglia WISP. Noi lavoriamo col centro estivo WISP, io soprattutto lavoro da più o meno quando avevo 16 anni. Tutto è nato perché ci lavorava mia mamma e io sin da bambino sia fatto, cioè, ho fatto tutto il percorso, sia da bambino del centro estivo a volontario a poi effettivo lavoratore. Quindi con contratto proprio sono ormai 4 anni, ho fatto anche ho fatto dei corsi da educatore per lavorare per la famiglia WISP. Devo ringraziare la WISP perché mi ha dato l'opportunità di capire soprattutto quello che volevo fare da grande, e non è una cosa scontata, e soprattutto devo ringraziarla perché mi ha dato, come posso dire, gli occhi giusti per guardare quelle che sono delle piccole sfumature che nessuno, cioè nel senso nessuno, non troppe persone sanno cogliere, ovvero quello che è l'energia che ti possono dare i bambini. Quindi diciamo, ho scoperto attraverso questo lavoro che faccio che da grande io voglio fare il maestro, quindi lavorare con i bambini e anche diciamo occuparmi dell'immigrazione, perché è un tema che mi sento molto diciamo vicino. Parola chiave di questo centro estivo è proprio integrazione, perché noi lavoriamo con diversi bambini di diverse età, diverse nazionalità, ma soprattutto e non solo, quindi cioè, si parla di integrazione per quanto riguarda appunto le diverse nazionalità, ma noi lavoriamo anche con gli anziani, infatti siamo ospitati qui al centro estivo dal Brancaccio e diciamo come in generale anche a livello di città, cioè nel senso tutto quello che può giovare una città, quindi la città di Matera. La WISP è innanzitutto una grande famiglia, è un'associazione che si occupa, come dice, diciamo, il suo acronimo è Unione Italiana Sport per Tutti, quindi principalmente il filo rosso è lo sport. È attraverso lo sport l'integrazione sociale di qualsiasi genere. Questo lavoro è molto, diciamo, stancante, però è quella stanchezza che ti fa essere felice. Concludo dicendo che è davvero un'esperienza bellissima quella che sto facendo. E soprattutto è per me un sogno che si avvera, perché da quando sono bambino che voglio fare questo tipo di lavoro.